Incipe parve puer, risu cognoscere matrem. Da Mantegna a Veronese, da Severini a Pistoletto. Mater, l'immagine della madre nella storia dell'arte. La maternità racchiude in un'unica immagine il mistero della vita nell'universo. Tante madri che nei santuari delle mater matute, che erano le divinità del mattino, le divinità delle nascite, offrivano i loro doni per favorire le gravidanze o per favorire i parti. Sono ovviamente dei significati molto interiori, molto intimi, che ci arrivano dal profondo e dall'antichità a raccontarci piccole storie di donne che speravano in un esito favorevole della procreazione, in un esito favorevole della loro esperienza materna. Il percorso ovviamente nell'antico è anche toccato da un tema fondamentale, che è il tema della perdita. La perdita dei figli è raccontata dai tanti corredi funerari che sono ritrovati in antico e che ci riportano quelli che sono i piccoli oggetti che il cordoglio delle famiglie lasciava nelle tombe. La mostra si propone di esplorare l'aspetto sacrale e archetipico della maternità attraverso una selezione di capolavori archeologici e artistici. Lippi, Pinturicchio, Luini, Correggio, Mantegna, Veronese, Tiepolo, Rosso Fiorentino, Hayez, Rodin, Giacometti, Dalì, Max Ernst, Casorati, Severini, fino alla contemporaneità di Lucio Fontana, Francesco Messina, Michelangelo Pistoletto, Bill Viola. Provenienti da oltre 70 importanti musei e collezioni italiane. Il racconto creato dai capolavori di ogni epoca sul tema del grande mistero della maternità attraverso 170 opere si interroga sul valore della procreazione. Il percorso espositivo accompagna il visitatore attraverso i simboli della maternità. Dalle antichissime raffigurazioni delle grandi madri al riconoscimento di Maria come madre di Dio. La trasformazione della famiglia in ambito borghese ottocentesco ha modificato l'ideale di sacralità della maternità. La maternità sacra si trasforma in femminilità seduttiva e cede il passo alla rappresentazione estetica. Ecco il nuovo archetipo femminile, fino alla celebre icona della Valentina di Crepax, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario. I grandi problemi psicologici, le grandi crisi collegate all'aborto, alla sterilità, collegate all'anoressia, collegate alla non accettazione del proprio corpo, sono sicuramente i temi importanti su cui le nuove artiste si stanno interrogando, creando da qualche tempo ormai una nuova modalità e una nuova ricerca di un archetipo sulla femminilità e sulla maternità. A Parma, Palazzo del Governatore. Mater, l'immagine della madre nella storia dell'arte.